quindi abbiamo la possibilità di sperimentare, di provare a trovare una nuova maniera di convivere con realtà che vengono da paesi lontani dai nostri, ma che chiedono all'Europa e chiedono all'Italia di costruire insieme una nuova casa. È una realtà pericolosa perché costruita essenzialmente da cittadini europei. Quindi dobbiamo ridefinire anche i modelli di integrazione o di assimilazione in certi casi. Dobbiamo riscoprire delle radici che abbiamo un po' perso e che siano radici di tutti, radici realmente condivise per trasformare l'Europa in una realtà di noi e non soltanto di noi e degli altri. Trovo difficile immaginare che organizzazioni che purtroppo sono costruite da persone serie, come quelle che ci troviamo ad affrontare, decidano di mettere su imbarconi, io mi riferivo soprattutto alla vicenda dei migranti che arrivano con le barche, i barconi, delle persone addestrate che rischiano semplicemente di affondare o di essere identificate. Purtroppo ci insegnano gli avvenimenti degli ultimi anni, non soltanto gli ultimi mesi, che sono spessissimo, se non quasi sempre, o sempre, cittadini europei che tornano dopo essersi addestrati fuori, tornano con il passaporto dello stesso colore che ho io, e del colore che avete voi e tornano a casa per compiere atti criminosi. Ecco, professore, quale dovrebbe essere il ruolo allora delle comunità islamiche all'interno anche delle singole realtà? Qui siamo ad Arezzo, una località di provincia dove però esiste una comunità islamica. Come dovrebbe relazionarsi anche con il resto della popolazione per far capire le differenze tra terroristi e migranti? Allora, io lo dico da tempi non sospetti, uno dei pochi lussi che mi permetto è quella della coerenza. Le prime vittime del terrorismo sono proprio gli islamici, lo sono come vittime fisiche perché la stragrande maggioranza di coloro che perdono la vita in questi paesi sono cittadini di religione musulmana e contestualmente ne sono vittime politiche perché nella percezione mondiale spesso si considera l'Islam una religione di guerra, una religione di violenza e gli islamici, come posso dire, in qualche maniera correi con alcune vicende. Non è naturalmente così, ma da un'altra parte le comunità islamiche locali hanno una grande responsabilità. Bisogna che si facciano sentire sempre più, in questo caso veramente senza se e senza ma, lontane, distanti e fortemente opposte a chi propone la violenza come modalità sociale. C'è in alcuni casi una certa ambiguità, una certa difficoltà ad esprimere quello che è doveroso, un rifiuto netto e assoluto della violenza. Ecco, credo che le comunità musulmane, che devono diventare non comunità di musulmani, ma comunità di cittadini di una nazione, di uno Stato, che hanno semplicemente delle tradizioni, credono in qualcosa di diverso da noi, ma è un fatto assolutamente personale. Queste comunità hanno il dovere di schierarsi a favore dello Stato, della giustizia e della non violenza. Lo devono fare non soltanto, diciamo, dicendo solo tra loro, ma devono fare delle iniziative molto nette, molto forti, molto formali per far vedere che non ci sono spazi di manovra. Dunque, intanto questo appuntamento è diverso da altre conferenze che abbiamo tenuto, semplicemente perché Andrea Margelletti, oltre ad essere un intellettuale di gran vaglia, è anche un intellettuale che si è posto al servizio delle istituzioni, infatti lavora presso le scuole di polizia, ad esempio, e formula delle risposte di natura pragmatica, operativa. E noi abbiamo cercato di contemperare in questo ciclo di conferenze gli aspetti più teorici con questi che hanno un valore più pragmatico, questo per rispondere anche alla sensibilità della comunità locale, dell'opinione pubblica cittadina che necessita di una elaborazione culturale ma anche di risposte molto più pragmatiche perché il pericolo è un pericolo effettivo. Un percorso avviato ormai da qualche settimana, insomma, dove vi porterà questo viaggio? Beh, intanto noi volevamo rilanciare la soggettività istituzionale della biblioteca, nel senso che sono alcuni anni che nello scenario aretino altri soggetti promuovono attività culturale di grande valore, ma anche di piena pubblicità.
E noi volevamo che la biblioteca riacquisisse questo ruolo storico che una istituzione prestigiosa come la biblioteca ha mantenuto nel corso degli anni. Ecco, ne parlavamo prima a microfoni spenti, una grande partecipazione c'è già stata, insomma ci sarà probabilmente anche per questa serata. Il riscontro con la popolazione è stato immediato, quindi. Sì, direi che è stata immediata la risposta, ma c'è stata anche una vera e propria partecipazione da parte del pubblico. Non sono state iniziative autoreferenziali, bensì sono state iniziative partecipate anche per quanto riguarda i contenuti e gli interventi che sono stati fatti dalla cittadinanza che era presente nelle varie occasioni. Ecco, il dibattito quindi è aperto e insomma, cosa vi augurate anche per le prospettive future di questo percorso? Beh, noi ci auguriamo innanzitutto che continui questa condivisione con la città su argomenti, temi, che via via chiaramente assumeranno anche prospettive diverse.